il benvenuto al secondo ospite della 17ª edizione del Crime Room, Giorgio Gigli di Electric Deluxe. Quindi ciao Giorgio, buonasera. Buonasera a tutti. Quindi volevo chiedere a Giorgio se preferisce un pubblico un po' più ristretto, quindi più adatto a un format di un party più ristretto come Crime Room, o se si trova più a suo agio sul mainstream, su location più grandi o di questo genere appunto. Sicuramente situazioni come queste sono quelle per cui riesce ad avere un approccio più intimo con il pubblico. Naturalmente, essendo quasi una villa questa, è normale che hai un rapporto con le persone molto più intimo. Il mainstream è un'altra cosa e completamente differente. È vero che, per quanto mi riguarda, una situazione del genere forse è una delle cose che preferisco, perché riesco ad avere più empatia con le persone che ti stanno vicine, e una situazione come oggi potrebbe essere quella che preferisco. Bene, anche perché poi il pubblico salentino si surriscalda facilmente con ospiti del tuo calibro, possiamo dire. Lecce per me, cioè la Puglia, proprio il Salento è un posto dove mi trovo sempre bene e sono sempre felice di ritornare a lavorare, perché comunque ho sempre grandi emozioni. Quindi anche un tuo collaboratore, Perk appunto, è già venuto a suonare qui, ha sembrato apprezzare abbastanza l'atmosfera appunto intima. Su Electric Deluxe avete fondato un alias che riprende il suono sia industriale di Speedy J, ma anche la parte più ipnotica che ti caratterizza. Abbiamo collaborato insieme, io non direi industriale, nel senso che comunque abbiamo fuso i nostri due tipi di generi musicali, no? Cioè, nel senso che comunque lui sicuramente è un pochino più era più industriale di me, io un pochino più ipnotico, quindi i nostri generi si sono mischiati e hanno creato quel mood che comunque secondo me è molto interessante. Comunque Ali, a parte è un grandissimo produttore, quindi, che io stimo, abbiamo fatto anche un live insieme al Bergen, 5 ore, abbiamo suonato io con i vinili, lui con il computer, abbiamo fatto questo live un po' ibrido e secondo me è stato un esperimento interessante. Le nostre produzioni sicuramente sono è una fusione tra il mio genere e il suo, che ha creato poi uno stile abbastanza particolare. Abbiamo fatto solo due produzioni, quindi non so come si sarebbe evoluta la situazione, però è una cosa che... Comunque un sound adatto a Electric Deluxe e all'approccio di Speedy J, dagli anni 90. Assolutamente, beh sì, certo, tutto quello che esce nell'etichetta, nella label di Joachim è in linea con quello che lui ha portato avanti negli anni. Quindi, quando lavoro da solo ho il mio stile, certo, e ho sicuramente dei parametri completamente differenti. Quando riesci a lavorare con un'altra persona cerchi di apprendere tutto quello che quella persona, quell'artista riesce a darti per creare un qualcosa di unico, no? Perché si fondono due cose insieme e quindi riesci a dare un approccio alla musica completamente differente da quando lavori da solo. Quindi sì, anche questo si può traslare anche su Zuloft, se vogliamo. Vabbè, Zuloft è un argomento un po' più delicato, se vogliamo, no? Cioè, nel senso che è sempre un progetto io ne parlo sempre come se fosse il mio piccolo bambino, cioè nel senso che quello è un'etichetta, è un suono che è nato in un periodo particolare, in un periodo molto stimolante per me, con un artista, Obtain. Abbiamo tirato fuori un suono che forse già esisteva, ma si era scordato, si era dimenticato, e piano piano è durata la label, ha avuto un percorso di 5 anni e siamo riusciti a tirare fuori un suono che forse si era dimenticato. Che comunque Zuloft era un progetto molto ambizioso ed è durato 5 anni, secondo me sarebbe dovuto durare molto di più, ma comunque tutte le storie d'amore hanno un inizio e una fine, quindi ha avuto una fine, ha avuto pure una fine abbastanza dignitosa, se vogliamo,
e sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Ciò che però non ti stanchi di riproporre al tuo pubblico da un po' di anni è una traccia di Lori D, Abrupt Interruption, che comunque ti preannuncio che avrebbe un ottimo effetto su questo pubblico. Allora, io ti interrompo subito e ti dico che purtroppo quel disco oggi non ce l'ho. E questa è una mia mancanza. Quel disco secondo me è molto importante perché avendolo anche conosciuto dopo, è la colonna portante di quello che faccio adesso, cioè nel senso che suoni, dinamica, il concetto proprio di quello che è quel disco, secondo me è il massimo che si possa ottenere per quel genere di musica. Forse non è la traccia che oggi suono di più, però rimane sempre come un riferimento. Nel mio cuore, soprattutto nel mio cuore. Ti va di dircene qualcun altro, magari, già che ne abbiamo nominato uno? Di artisti italiani ce ne sono tantissimi che apprezzo. Claudio PRC, Ness, PVS, cioè ormai in Italia è pieno di artisti, cioè di produttori che fanno delle cose incredibili. E naturalmente poi esistono sempre le colonne portanti che quelle vanno avanti per sempre, che rimangono dentro, Lori D, Leoni Baldi, Marco Passarani, cioè. Però effettivamente la scena italiana negli ultimi 3-4 anni, soprattutto a livello di produzioni e attività, è cresciuta molto e se vogliamo si è innalzata anche a livello qualitativo. Assolutamente, il livello qualitativo ormai è, secondo me è superiore rispetto agli anni passati. È molto più semplice, ma alla fine secondo me il gusto è quello che prevale su tutti, cioè la tecnica tu la puoi imparare, però se, ed è quello, è semplice, nel senso hai un computer, impari a usare il computer, il software, tutto quanto, però se non è il gusto, quello o lo hai o non lo hai. Perfetto, ringraziamo Giorgio Gigli e aspettiamo il suo DJ set di questa sera.